Good morning a tutti voi e buona giornata. Il nostro primo venerdì di Quaresima. Siamo al capitolo 9 di Matteo. Durante la Quaresima non seguiamo un Vangelo in modo consecutivo, ma tanti brani degli evangelisti, ecco. Gli si avvicinarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Insomma, il digiuno, nel senso nel senso solo della privazione, ecco, e anche un po' della tristezza che abbiamo vissuto anche molto noi cristiani, cattolici, non è qualcosa che abbia molto a che fare con il cristianesimo e con la fede in Gesù. Non che il digiuno non abbia senso, e come se ce l'ha, perché se tu ti privi di qualcosa, senti la mancanza. Per cui il digiuno è sentire la mancanza di Dio, non solo, perché noi diciamo, cioè non è che sentiamo così la mancanza di Dio da un giorno all'altro, no? Ma avere la mancanza di Dio significa avere la mancanza della vita, avere la mancanza delle relazioni, avere la mancanza di tutto ciò che ci riempie nella vita. Per cui il digiuno è sempre orientato, come dire, alla consapevolezza di ciò che veramente ci manca e di cui vorremmo essere riempiti. Ma sentite cosa dice poi il profeta Isaia, Dio che dice: non è piuttosto questo il digiuno che voglio? Sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo. Non consiste forse nel dividere il digiuno, il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, i senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Quindi questa sottolineatura è incredibile, è molto, molto fine. Siamo sinceri, non ti viene chiesto di trascurare i tuoi parenti, la tua famiglia, ma il digiuno non consiste forse nell'occuparsi del povero? Ecco che cos'è il digiuno. Il digiuno non è qualcosa che noi offriamo a Dio per sentirci chissà che. Il digiuno è occuparsi dell'altro, senza dimenticarsi del tuo prossimo, cioè del tuo parente. Ma il digiuno è questo. Ha a che fare, come potremmo dire, tutta la fede ha a che fare sempre e in modo indivisibile il nostro rapporto con Dio, il nostro rapporto con il fratello. Dividere il pane con l'affamato. Ragazzi, la Quaresima è impegnativa. Non basta che vado tutti i giorni in chiesa, non basta che vivo la Via Crucis, non basta che faccio un fioretto e rinuncio a qualsiasi cosa, che ne so. E no, se non ti occupi del fratello, non basta proprio, quello non è il digiuno di Cristo. Bene. Allora, buona Quaresima. Le cose belle della giornata di ieri. Ieri sono stato contento che una mamma, Sara, mi abbia detto: sono felice di essere parrocchiana, e questa è una cosa che mi ha fatto piacere, una condivisione gratuita, ecco. E sono stato contento di incontrare ieri sera, anche se online, gli animatori per la cena che facciamo da qualche anno, gestita totalmente dai giovani, di autofinanziamento, perché siamo stati un'ora e mezza, insomma, a discutere tante cose.
E speriamo che sia una bella occasione per ritrovarci come comunità, ecco. E poi ho avuto altri incontri personali, insomma, che sono stati interessanti, ecco, e molto belli, molto belli. Bene, Ale, buona giornata a tutti voi. Ricordiamoci che il digiuno non ha a che fare semplicemente con me, con noi, ma ha a che fare con quello che ti è vicino. Questo è il vero digiuno. Ale, buona giornata ancora.